Buongiorno a tutti, sono Ferdinando Gottard e a nome di Edicom Edizioni vi do il benvenuto a questa giornata. Allora, visto che qui siamo ospiti dell'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena, cedo subito la parola a Daniela Di Croce per una introduzione a quella che è un po' la tematica che sono state affrontate nel corso della settimana e quelle che sono anche le tematiche di interesse di cui si occupa l'Agenzia, prima di dar poi il via a quella che è la giornata. Grazie a tutti. Grazie Ferdinando, benvenuti a tutti alla Casa Ecologica del Comune di Modena, che è la sede appunto dell'Agenzia per l'Energia. E come ogni anno è nostra consuetudine collaborare con Edicom Edizioni per la giornata di chiusura. Quest'anno è stata una settimana abbastanza diciamo frequentata per fortuna, quindi anche i temi trattati a quanto pare sono stati di grosso interesse. Abbiamo iniziato appunto con delle tematiche sulla ricostruzione, cosa che appunto è molto sentita, per iniziare a dare appunto delle dritte, delle indicazioni sul progettare e costruire sostenibile anche sotto degli eventi appunto catastrofici come il sisma dell'anno scorso. E poi si è passato appunto ad altri temi, quindi normativa, efficientamento energetico, fino alla giornata un po' di punta che è stata mercoledì pomeriggio con Casa Clima. Appunto abbiamo affrontato le tematiche della riqualificazione e ristrutturazione con la certificazione Casa Clima R. E ieri abbiamo trattato il tema della Torre Unipol, quindi un altro tipo di certificazione volontaria, la certificazione LEED, per concludere stamattina con la premiazione dei progetti del Premio Sostenibilità. Ci fa particolarmente piacere perché appunto quest'anno hanno partecipato, come anche prevalentemente l'anno scorso, progetti da tutta Italia, quindi abbiamo premiato da Bolzano alla Sardegna, quindi siamo particolarmente contenti perché tutti i progetti sono raccolti appunto in questa pubblicazione edita da Edicom Edizioni e curata da noi, dove vuole essere appunto un messaggio di buone pratiche da seguire per noi progettisti appunto per progettare e costruire sostenibile. Questo è quanto, vi ringrazio per la presenza e ringrazio Edicom per la collaborazione della giornata di oggi e passo appunto la parola a Ferdinando Gottard. Grazie e buon convegno.